legnarese della coppia Cerilli Maniero, che ieri pomeriggio ha superato la Piovese nel derby dei tanti ex. 15 punti in classifica è una conferma, questa squadra può davvero togliersi delle soddisfazioni. Un 3-1 che lascia poco spazio alle recriminazioni, soprattutto per la capacità dei locali di gestire il vantaggio acquisito nel primo tempo con un micidiale 1-2 di Simoni e Pippo Maniero. E dire che nelle battute iniziali del match sono gli ospiti a farsi più pericolosi, ma è la legnarese a sfiorare il gol con Bosco con un colpo di testa di poco a lato sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Poi i padroni di casa si scatenano con Simoni. Al 24esimo il risultato si sblocca così. L'attaccante lascia partire un tiro cross direttamente su calcio di punizione. La traiettoria della sfera sembra innocua, ma nessuno interviene e la palla si infila in rete sul secondo palo. Esultano i tifosi della legnarese per il gol del momentaneo 1-0. Dopo soli 6 minuti il raddoppio, l'estremo difensore ospite non trattiene il traversone della sinistra di Simoni, regalando il pallone a Maniero, che non si lascia sfuggire l'occasione e insacca prontamente il pallone del 2-0, incerto nell'occasione il portiere biancorosso Iorgo. Pippo, da ex piovese, riduce ai minimi termini l'esultanza e poco dopo sarà costretto a uscire per una contrattura. Nella ripresa la Piovese ha un minimo di reazione e al 17esimo dimezza lo svantaggio con Urbinati, bravo a raccogliere un pallone vagante in area e a concludere prontamente in rete. La Piovese prende così fiducia, ha un sussulto d'orgoglio e tenta di acciuffare il pareggio. Al 31esimo è Spagnolli a provarci con una punizione dal limite, Ricciardi risponde così in tuffo. Al 34esimo la partita si chiude virtualmente con la legnarese che chiude i conti dopo un'azione convulsa sugli sviluppi di un corner. È di Formentone l'ultima deviazione sotto porta. C'è spazio solo per la gran punizione di Capellino nel finale, che potrebbe accorciare la distanza, ma Riccardi risponde ancora con una splendida parata. Triplice fischio dell'arbitro El Cair di Conegliano finisce dunque 3-1 l'atteso derby tra legnarese e piovese, con la squadra di Cerilli che mantiene la vetta della classifica. Per la Piovese invece prima sconfitta in campionato, l'11 di Mister Gazzetta ha pagato a caro prezzo gli errori difensivi del primo tempo. www.cosberg.com. Da 25 anni in crescita ovunque.